Siamo con Achille Castelli, lei è la vera anima pulsante di questa manifestazione, diciamo colui che l'ha creata, che l'ha sviluppata. Ho collaborato come altri, cioè praticamente l'idea è partita dal sindaco di allora che mi aveva interpellato perché sapeva che sono un appassionato di jazz, mi ha detto se potevo collaborare con l'amministrazione appunto per fare questa manifestazione. È iniziata nel 2003 proprio con Rava. Rava è stato, col gruppo di Rava, è stato il primo gruppo che ha aperto la manifestazione e siamo arrivati fino ad oggi, e quindi ritengo che in tutti questi anni abbiamo fatto delle manifestazioni di una certa importanza che comunque hanno riscosso sempre un successo di pubblico e di critica. Ecco, tra l'altro con dei personaggi veramente illustri del settore. Sì, 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 perché allora, nell'ambito sempre sia delle possibilità economiche e anche delle possibilità temporali, tante volte si cerca di far venire un musicista e magari non è disponibile in quel periodo, però ritengo che in tutti gli anni abbiamo cercato di avere dei musicisti di altissimo prestigio e il consenso del pubblico ci ha premiati. Ecco, sicuramente anche la componente sponsor è stata fondamentale per riuscire a organizzare questi eventi. Adesso abbiamo altre due serate, ce le vuole presentare, visto che siamo un'altra serata, la serata finale che sì, è quella di domani, ce le vuole presentare? Ecco, domani c'è un gruppo che diciamo per l'Italia è abbastanza nuovo, è il gruppo di Kyle Eastwood, che è il figlio di Clint, però diciamo che si deve riconoscere non perché è figlio di Clint, ma perché è un ottimo musicista. Abbiamo voluto fare questo gruppo perché, pur non essendo un gruppo di jazzisti puri, riteniamo che debba dare un contributo alla musica e al jazz in particolare. Ecco, ricordiamo comunque che si chiude Eventi in Jazz a Busto Arsizio, ma continuerà a Castellanza con tre serate, anche queste di notevole importanza, in tre venerdì di novembre, mi sembra il 7, il 14 e il 21, se non erro. Ecco, quindi per concludere, Busto si può dire che è diventata la città della musica, anche per il jazz. Sì, direi di sì, insomma, anche per il jazz. Forse bisognerebbe appunto a livello proprio della gente magari vedere di farlo penetrare un po' di più, perché stasera abbiamo avuto un pienone, però non sempre questo avviene. Ecco, direi che bisogna cercare di far apprezzare, ecco, e questo è un sistema, cioè quello di presentare artisti di altissimo livello, far apprezzare questa musica che è sempre stata una musica un po' di nicchia al vasto pubblico. Grazie, buona giornata.